Proclama eletto alla carica del sindaco del comune di Montana Antilia il signor Livelli. Bravo! Montano Antilia riparte con un sindaco nuovo di zecca. Luciano Trivelli ha battuto il suo predecessore Alberto Del Gaudio, che correva per il terzo mandato. Con 210 voti di scarto, il medico internista ecografista presso la clinica Cobellis si è aggiudicato la fascia tricolore e in questi giorni si è insediato insieme all'intero consiglio comunale. Nella giunta sono entrati Giovanni Lamanna, detto Gianluca, a cui è andata la carica di vice sindaco, e un assessore esterno, Sofia Peluso, ancora da conferire le deleghe. Al primo posto del nostro programma amministrativo, spiega Trivelli, ci sono azioni a favore del decoro urbano e dell'associazionismo. Per la nuova squadra di governo lo sviluppo del paese deve passare dal rilancio dell'immagine di Montano Antilia e dall'unione di cittadini che in maniera volontaria vogliono contribuire a questo sviluppo socio-economico. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, lo giuro. A Torrorsaia l'amministrazione del riconfermato sindaco Pietro Vicino proseguirà il lavoro intrapreso dalla precedente amministrazione, ma è anche già impegnata a sviluppare nuove idee per il paese. Questo è quanto è stato ribadito dal primo cittadino durante la seduta di insediamento del Consiglio Comunale. Per la maggioranza sono stati eletti Antonio Caiafa, Alessio Calicchio, Gianfranco Caputo, Giovanna Giudice, Pietro Tripodi, Antonio Carbone e Nino Costanzo. Compongono la minoranza Giuseppa Vairo, Rosa Nese e Giorgio Vassalli. Vairo e Vassalli erano gli altri due candidati alla carica di sindaco. Per una presunta causa di ineleggibilità, i consiglieri di opposizione si sono astenuti sulla convalida del consigliere di maggioranza Gianfranco Caputo. Per la nuova giunta, il sindaco Pietro Vicino ha nominato Antonio Caiafa, al quale è stata riconfermata la carica di vice sindaco, e la neoeletta Giovanna Giudice. Caiafa dovrà occuparsi, tra le altre cose, di ambiente, protezione civile e rifiuti, giudice di politiche giovanili e della terza età, scuola, lavoro e formazione. Gli enti locali, afferma il sindaco, sono a corto di fondi in questo periodo, ma anche per i prossimi 5 anni ce la metteremo tutta per soddisfare le richieste e le attese dei nostri cittadini.